Io volevo parlare oggi solo di un tema che è molto caro a tutti i napoletani, che è il tema dei rifiuti. Come sapete, Napoli negli ultimi 20 anni è stata sulle prime pagine di tutto il mondo per la vergogna dell'emergenza creata ad arte sui rifiuti. Quello che non è stato fatto è una cosa molto semplice. Il rifiuto è un'occasione di lavoro, perché il rifiuto è un materiale che deve essere recuperato. Se non si parte da questo concetto, che è un concetto fondamentale, non si va da nessuna parte. Per cui nel nostro programma il primo punto sarà la creazione di distretti del riciclo, dove si possa vendere la materia prima e seconda recuperata, cosa che, ripeto, non è mai stata fatta. Si è soltanto pensato a dove mettere il rifiuto, ma non a cosa farne. È una cosa semplice, sembra l'invenzione dell'acqua calda o dell'uovo sodo, però sono cose semplici che non ha mai pensato nessuno. Distretti del riciclo. La seconda cosa che vorremmo fare è finalmente coinvolgere i cittadini nel percorso della gestione e del recupero dei rifiuti. Come? Attraverso quello che è stato fatto negli altri comuni governati dai 5 Stelle, una tariffa puntuale. Uno deve pagare per il rifiuto che produce, non per i metri quadri della propria azienda, del proprio condominio o della propria abitazione. E quindi premiare i cittadini virtuosi, quelli che partecipano a un obiettivo che è comune, sia dalla macchina comunale all'ultimo dei cittadini. Quindi premiare i cittadini. Terzo punto, il compostaggio. L'umido rappresenta il 35% del rifiuto. Non esiste un impianto di compostaggio in tutto il comune di Napoli. Questo cosa vuol dire? Che deve essere spedito con costi enormi e negli anni scorsi addirittura con delle inchieste in corso, perché le ditte che smaltivano l'umido erano legate alla mafia. Allora bisogna fare degli impianti di quartiere piccoli per fare compost di qualità, che viene poi reintrodotto nel circuito dell'agricoltura, e quindi creare sempre un'economia circolare, si chiama. Quindi tutto quello che viene prodotto rientra in circolo, non deve essere buttato via nulla. Tutte queste cose sono pratiche che vengono portate avanti negli altri comuni governati dai 5 Stelle, che hanno portato la differenziata al 70% e alcuni comuni dal 0 al 50% in pochi mesi. Basta avere una programmazione, una pianificazione e la volontà di fare le cose, e non di rispondere alle lobby di chi vuole che il rifiuto diventi un'occasione di guadagno dei privati. Quindi no inceneritori, no a biodigestori, che fanno la fortuna di aziende private a danno della salute dei cittadini. Sono poche cose che noi ci sentiamo di fare per la nostra città. Grazie.